Allora, cambiamo argomento, dai, via, cambiamo. Eh no, non ne usciamo, niente, non ce la facciamo. No, sto scherzando, Montezemolo è uno dei più grandi manager italiani, ammirato e stimato in tutto il mondo. Guardate, nel mondo i due nomi italiani più conosciuti sono Schettino e Montezemolo. Uno è famoso per un disastro assurdo e l'altro comandava la Concordia. Dunque, no, sto scherzando, a parte gli scherzi. Lui è un grande manager, lasciate stare che Alitalia continua a perdere milioni, ormai ci sono gli aerei che atterrano direttamente nel baratro, però ve lo giuro che lui è un grande. Per un anno ha fatto il vicepresidente della Juve ed è stato il peggior campionato degli ultimi 20 anni, alla fine stavano per darsi all'hockey, ma lui è un grande. Ha deciso, e quando ha deciso di scendere in politica, il suo movimento Italia Futura è durato 20 minuti, il tempo per un elettore di trovare parcheggio e se ne erano già andati tutti. Scusi, è qui Italia Futura? No, qui da noi adesso facciamo involtini prima bella. Minchia, ma... Però lui è un grande. Solo un grande fa scoppiare casini ovunque va. Credetemi. Da pochi mesi lo hanno nominato presidente del Comitato Olimpico per Roma 2024. Sarà anche un caso. Ma appena gli atleti l'hanno saputo, sono entrati nel tunnel della droga. Atletica sotto shock, deferiti per doping 26 italiani. No, scherzo, le due cose non hanno nessuna relazione fra di loro. Montezemolo e le Olimpiadi, dico. No, però c'è da dire che Montezemolo una qualità ce l'ha. Non si perde mai d'animo, ve lo giuro. Ogni 6 mesi si lancia in una iniziativa nuova. Aveva già società per le scarpe, per i treni, per gli aerei. Fra i mezzi di trasporto, che cosa gli mancava? NTV, Montezemolo e Della Valle ora prendono il bus. Il bus, eccolo qui, guardate che bello questo bus. L'Italo bus, che charme, che classe, che lusso. È l'unico pullman al mondo alimentato a Barolo del 64. Montezemolo e Della Valle, che forti, due miliardari che si sono inventati un pullman senza averne mai preso uno in vita loro. È meraviglioso. È come se Marcel Marceau avesse inventato il karaoke. Dunque, la verità è che Montezemolo è un'anima inquieta, senza pace, sarebbe capace anche di inventarsi l'Italo pedalò, pur di allontanare la sua mente dalla sua vera ossessione, il suo nemico amico di sempre. Fatemelo vedere, eccolo qua. Sergio Marchionne, continuano a farsi dispetti a distanza, no? Tipo Paperone e Rockerduck. No, loro più ricchi però sono. Questa settimana Montezemolo era a Milano e pur di menargliela ha detto che Marchionne usa la Ferrari come bancomat. Un secondo dopo, Marchionne, per umiliarlo, ha prelevato. Marchionne fa Babbo Natale 5.000 euro ai dipendenti Ferrari. Così alla Ferrari smettono di rimpiangere Montezemolo e vogliono più bene a lui. Ormai essere un tecnico della Ferrari è come essere figlio di genitori separati. A chi vuoi più bene? Se dici a me ti regalo 5.000 euro. Se dici a lui sei licenziato. Dimmi ti. Godetevi le ultime parole di Montezemolo, mentre io intanto vado un attimo di là a farmi crescere i capelli. Guardatemi. Dicevo adesso a Loredana che l'altro giorno in un grande, mettendo in ordine le fotografie, ho visto l'100° concerto di Gino Paoli. Io ne avrò visti forse Gino Paoli 600. Se fate bene a scuola è importante, ma se invece di 10 prendete 9, se invece di 9 prendete 8, ma anche un 7 meno, ma in cambio non studiate troppo, ma fate delle cose importanti, dal volontariato allo sport, dalla musica all'arte, fatelo. Dovete sapere che ho un bambino anche di 5 anni. L'altro giorno sono andato a prendere questo bambino a scuola, è caduto, è scivolato uscendo da scuola e c'erano dei signori che parlavano bergamasco Brescia. Che bontà loro, hanno detto: guarda, dice, Montezemolo è stato proprio bravo la Ferrari, però dice: guarda anche che bravo nonno che è, perché stavo raccogliendo. Questa è la vita. La Ferrari, bene, il banco è diventata la bancomat della Fiat, sono orgoglioso e contento. Buonasera, Presidente Montezemolo. Senta, ha fatto molto scalpore questa sua frase sulla Ferrari. Ha detto che è il bancomat della La Fiat. bancomat. Sì, no, il bancomat. No, si dice la bancomat. No, 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 si dice il. No, perché la bancomat è una cosa che ha un buco in cui si infilano una cosa, quindi è femminile, Ma no, 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 perché no, no, infila no, la no, bancomat. no, no, no. Comunque io volevo sottolineare quanto mi è antipatico Ah, va Marchionne. bene, però Si sarà. capisce che mi è antipatico Sì, si Marchionne. capisce. No, però voglio dire, sarà antipatico, ma ha dato tutti i dipendenti Ferrari un premio da 5.000 euro, quindi. Sì, vabbè, il costo di un caffè, dai. No, 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 no. Come? Cosa ha detto, scusi? Ma non è il Un costo di un caffè non caffè. costa 5.000 euro? Ma no, no, un caffè costa un euro costa.
Ma dove, scusi? Ma ovunque, ovunque, insomma, 1,10 euro, ma un euro, insomma. Mi aggiorni un po' su questa cosa, scusi? Ma lei va in un bar e... Un caffè Vai in un bar, prende un caffè, costa un euro. Ma non è... Come fa? Mi prende per il culo. Ma no, ma guardi che... Cosa pensa che costi un caffè? Ma in un bar, prende un caffè, un euro. 1,10, ma un euro è proprio... Ma non stia adesso a chiedere... Ma scusa, no, perché scusa Emma, perché a St. Moritz un caffè lo paghiamo 5.000 euro? Ah, perché ci andiamo in elicottero. Vabbè, giusto, che scemo, scusa, ciao. Ha visto, no, vabbè, ma adesso va tutto bene. Vabbè, ma... Quindi vuol dire che adesso tutti gli operai della Fiat... Verranno a prendersi un caffè a St. Moritz? Non credo. Che palle! Non credo, non credo. Lo vede come antipatico Marchionne? Sì, ma la si capisce che mi è antipatico Marchionne? Ah, sì, si capisce perfettamente. Si capisce sì. che lo odio, si Vabbè, capisce? Sì, è chiaro anche che gli vorrei fare il pellegrinaggio di Santiago di Compostela scalzo, si capisce? Si capisce, e però... E che all'improvviso anche... inizia a piovere e lui è costretto ad entrare in un ostello di merda pieno di boscaioli omosessuali, no, si capisce? No, sì, si capisce, però lasci stare. Ha ridotto il Ferrari alla bancomat della Fiat. La Ferrari ha il bancomat. E pensi che l'ho detta per caso questa frase? Ho scoperto che al terzo gin tonic a stomaco vuoto comincio a sparare Africa queste frasi sconnesse. Così, tipo l'Alitalia è il treno dell'Unicredit. Va bene. Italo è il mocassino della Campari, il Ferrari è la bancomat della Fiat, sì. La Campari è il tappo dell'Indesi e a un certo punto Emma fa: cosa c'è? Cosa hai detto prima? Ci fa tutto. Quella del tappo? No! Quella del bancomat, quella ha senso, Luca, quella... dillo ai giornalisti. Vabbè, comunque, è una chiara frecciatina, eh. Si riferisce ai 2,5 miliardi di dollari che la Ferrari ha deliberato a favore dell'FCA, no? Cosa devo dire? Mi sono tolto un sassolino dalle tozze. Bene, non è facile passare da un'azienda vincente come la Ferrari a quel pastrocchio di Alitalia, guardi. So. Abbiamo letto, ecco. 92 milioni di euro di perdite nei primi 9 mesi. Un disastro, guardi, ne parlavamo proprio in occasione del convegno a Grottamare, ma chi minchia ce l'ha fatto fare, c'eravamo tutti, io, Emma Giorgetto, Gino Paoli, eravamo lì. Gino Paoli cosa... Guardi che è ancora Gagliardo, sa? Ho capito, ma cosa c'entra? Guardi che io ho visto 600 concerti di Gino Paoli. Bene, faccia lei i calcoli, 2 ore a botta sono 1200 ore di Gino Paoli. Vabbè, però, che voce, che spettacolo, che palle, senza fine. No, no, non è vero. No. Mi scusi la Campari. Sì, ma se potesse non telefonare... Ciao Franco, dimmi, scusami, non ho tempo, stavo parlando di Gino Paoli. Sì. Gianni, no, aspetta, no, Gianni! Non era la Campari. No, era la Campari, abbiamo imbottigliato Gino Paoli, vabbè, cazzo! Vabbè, adesso però... Giorgetto, scusami. No, non ridisegnare niente, lascialo così. Non tanto io un altro concerto non lo reggo. Grazie, scusa! Senta, va bene. No, invece l'abbiamo vista in forma davanti agli studenti poche settimane fa al MIUR, no? Guardi, mi ha fatto un piacere immenso parlare a questi giovani così pieni di spirito! Sì, è una cosa che lei mi piace. Mi stringe il cuore vederli con così poca iniziativa nello sport, nelle arti, sempre lì a studiare, dai! No, vabbè, scusi, lo studio è importante. Ma perché, guardi dove sono arrivato io, che non azzecco un articolo. Vabbè, ma adesso lei... Ma se invece di 10 prendono 9, invece di un 9 un 8, un 7, un 5, un 4 più, cosa cambia? Ma come cosa cambia? Che tanto 18 anni un'azienda te la intestano sempre, no? Ma no, no. Come no? Dai, mio figlio che ha 5 anni, per esempio, che non sa fare nemmeno la O col bicchiere, vabbè, già qualche quota di Unicredit ce l'ha, è lo svezzamento, no? Ma mica per tutti è così, no? Mi scusi, ma il curriculum non serve solo come cornice della foto? Ma no, no, ma il posto no, non te lo dà il padre, è compito del papà, no? Lo tramanda, la mamma ti allatta e il papà riceve il cognome e l'azienda, no? Ma scusi, perché lei il suo lavoro l'ha ereditato da suo padre? No, io ho avuto una botta di culo. Vabbè. Ero compagno di scuola del figlio di Susanna Agnelli, vabbè, un altro discorso, guardi, lasci senta, perdere. Ma guardi, cambiamo discorso che è meglio. Come va NTV? NTV? Oddio, adesso cos'è questa NTV? Ma come cos'è? È la sua... Quel canale dove sparano continuamente i video musicali tipo quelli Justin Bieber? No, 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 quella è MTV, NTV, si occupa di treni. E io cosa sono? AD? Di treni o di Justin Bieber? Ma come? Scusi, no, è la sua, no. L'ha fatta lei. No, scusate, fermate tutto. Facciamo chiarezza una volta per tutte. Ma facciamolo, ma dovrebbe... Italo e NTV è la stessa cosa, giusto? Sì, certo. Ed è treno, giusto? Sì, è la... L'Alitalia e l'Italia sono due cose differenti, giusto? Ma sì. Uno è aereo, l'altro è continente, giusto? Sì, è un paese. Vabbè, comunque, terre emerse, giusto? Sì, terre emerse, a forma di stivale, tra l'altro, sì. A stivale? Ma allora quindi è una tozza? No! Non mi confonda, cazzo, scusi! Ma è lei che non riesce... Non ci capisco più un cazzo, prego! Ma guardi che dovrebbe sapere... Sono tutte cose scusi, che... Scusi, noi siamo qui, giusto? Sì, ma non... Noi siamo qui... Io mi trovo qua ora!
Milano. A noi, che parliamo? Dove cazzo è il nord? Ma lasci... Dai, la prego, ma... dov'è Gino Paoli? Justin Bieber, dov'è? Io, dove sono? Allora... Io come mi chiamo? Mio papà mi ha intestato? No, no, lo so. Susanna Agnelli è mio papà? No, no, stia bene. Tanto non la risolviamo. Allora, senta, calma. No, 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 cambiamo discorso. No, piuttosto... parli di questa nuova iniziativa di Italo Bus. Questa no? La so. Oh. Pullman, prossima domanda. Ma che è quella prossima domanda? Ci dica qualcosa di più, ci racconti un Guardi, po' cos'è questo. In verità non ne so molto, un'idea del mio caro amico Diego Della Valle. Ah, è sua. Ora lui ha anche creato questo movimento molto bello sì. Che si chiama Noi Alianti. No, Noi Italiani si chiama, Noi Italiani. Ne è sicuro. Ma certo, e su tutti i giornali. Mi viene da piangere, guarda, mi scusi. Ma è grave che... Le... No, non è... È Noi Italiani, ma... no, non Noi Alianti, sì, lo so che dall'aerodinamica sembra. Ma ma... Me l'ha detto un giornalista, bravo, tocca fidarsi. Ma non sono neanche giornalista. Guardi, glielo dico francamente, sì. Con Della Valle andiamo molto d'accordo, io sono il braccio, lui è la mente. Bene, bene. Sì, perché ha questo modo di ragionare che mi piace così tanto. Sì. Lui robe, cose, fasi. Sì, io sì, già al secondo robe dico, cazzo, facciamolo, ti prende subito. Vabbè, cioè... Sai cosa faccio prima a farglielo vedere? Lo chiamo Diego! Della Valle? Ciao, Diego. Coso. Luca, mi chiamo Luca. Luca. Sì, scusa, ciao Robo. Esatto. Puoi spiegare a questo bravo giornalista l'idea del pullman di Italo, Diego? Ma guardi, è una cosa molto semplice. Grazie Diego, ciao. No, senti, lo faccio spiegare. Ha detto La cosa che noi vogliamo realizzare, ma solo se prima si verificano delle cose tutto intorno, è sta roba che si possono fare delle cose anche viaggiando e portare delle cose in giro su e giù per il paese. Grande. Ma non solo cose, anche robe, capito? Esatto. È questo che lo rende una roba grossa. Un pullman! Ma cos'è? Non abbiamo una roba capito. Simile che quando la gente scende da quella cosa che viaggia su quelle due robe parallele Treno! E non sa dove andare, allora serve un'altra cosa che è quella roba della fase 2, capito? Ma no, non l'ho capito, ma sta parlando di navette. No, navette. Quelle vanno nel mare, cazzo, dai! No, no, no. No, quelle sono robe da fase 4 esatto. Che la gente normale non raggiunge. Ma cos'è la è fase tutto 4? Un discorso di gente che per scendere da una roba deve salire su una cosa. Ma io no... Ski lift! No, allora, un attimo, no, no, stiamo facendo confusione. Ma quando sarete pronti? Guardi, le cose si devono fare con calma. Oh. Le robe invece funzionano solo se le cose prima delle robe erano belle cose. Ma chi? Cosa? Non so se ha capito. Io comunque ora la saluto perché ho le mie cose. Grandissimo! Grandissimo! Ma che grandissimo! Scusi! Spirito! No, 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 calmi, scusi, Montezemolo, ma è un ragionamento senza fine questo. No, stia zitto! Oddio, Gino Paoli, no. Scappiamo!